La fisica ci insegna che l'universo si sviluppa nel giro di miliardi di anni in forme via via sempre più complesse, una complessità che diventa rapidamente incommensurabile, sia verso l'infinitamente grande che verso l'infinitamente piccolo. E l'universo si espande in maniera apparentemente squilibrata, non si espande in maniera omogenea dappertutto, perché questo non avrebbe realizzato nulla. Si aggrega in maniera misteriosa rompendo una simmetria iniziale, scegliendo alcuni punti di aggregazione piuttosto che altri. Quindi non è una forma imparziale, ma una forma che dà origine a una certa configurazione. E naturalmente rappresenta un elemento di grande mistero e di grande complessità che ci travalica in maniera enorme. E tuttavia il paradosso della nostra esperienza umana è anche quella che in qualche misura, in qualche modo, in qualche forma, questa enorme complessità noi la possiamo toccare, certamente non comprendere, non padroneggiare del tutto, ma certamente toccare con un'altra realtà, anch'essa infinita per certi aspetti. È quella del linguaggio. È quella del linguaggio per cui anche in questo caso noi abbiamo un fenomeno che parte da esperienze indifferenziate e poi esplode, come nel bambino, in maniera davvero straordinaria e meravigliosa, esplode a un certo punto questa capacità linguistica di parlare attraverso una modalità che di volta in volta si fa sempre più raffinata, più elaborata, più complessa, capace di esprimere dettagli, di esprimere sfumature. E quindi anche attraverso non semplicemente la descrizione di ciò che c'è, di ciò che esiste, ma anche la descrizione di ciò che temiamo o desideriamo, di ciò che ancora quindi non c'è e vorremmo che ci fosse, oppure desideriamo che non accada mai. Allora, aprire gli occhi, alzare lo sguardo verso il cosmo, certamente ci apre a una maggiore e più complessa consapevolezza della grandezza del cosmo fisico nel quale siamo immersi, ma accanto a questo abbiamo la percezione della grandezza enorme del cosmo linguistico nel quale siamo altrettanto immersi, che è proprio il grande e straordinario mistero del linguaggio. Per un utile approfondimento riguardo a che cosa è il linguaggio, possiamo appunto vedere un inserto realizzato all'interno di Rai Edu, una applicazione anche per tablet che appunto parte proprio da Rai Filosofia, in cui possiamo proprio vedere appunto l'importanza data al linguaggio in questa serie di interviste a personaggi appunto importanti del mondo filosofico contemporaneo. Se consultiamo appunto questa portale possiamo vedere appunto un intervento della professoressa Donatella Di Cesare, docente dell'Università di Roma La Sapienza, che ci spiega appunto che cos'è il linguaggio. Sappiamo molto più di quanto sapessimo nel passato sul linguaggio, eppure dobbiamo dire che mentre le conoscenze sono andate accumulandosi, le antiche certezze che avevamo sono crollate, e sembra però sempre più difficile rispondere a questa domanda: che cos'è il linguaggio? Noi potremmo dire naturalmente che il linguaggio è una produzione specificamente umana. Di suoni articolati che vengono proferiti per comunicare un contenuto ad altri. E questa definizione difficilmente sarebbe contestabile, tuttavia è riduttiva. È riduttiva perché il linguaggio non è solo comunicazione, perché anche ad esempio gli animali comunicano, possono rimarcare il proprio territorio, possono indicare un pericolo, però non possono, per esempio, raccontare storie del passato, non possono fare promesse per il futuro,
non possono scrivere poesie. E per tornare dunque alla nostra domanda, il fenomeno del linguaggio in realtà è un fenomeno poliedrico, un fenomeno complesso. Potremmo dire che nel definirlo incontriamo le stesse difficoltà che incontriamo, per esempio, se volessimo definire che cos'è la vita. Certo, bisogna rinunciare a dire enfaticamente che tutto è linguaggio, perché sono molteplici le esperienze che non lo presuppongono. Possiamo ad esempio creare un brano musicale, scolpire una scultura o anche risolvere un problema operativo senza linguaggio. Tuttavia è vero anche che le parole sono l'humus nascosto, diciamo, della nostra vita e c'è da chiedersi se esseri privi di parole sarebbero in grado, appunto, sarebbero capaci di queste realizzazioni. Perciò non sappiamo anche fino a che punto, ad esempio, la stessa percezione sia condizionata dalla memoria e sia anche orientata dalle parole. Da questo ben strutturato intervento possiamo vedere quindi come il linguaggio sia una pratica peculiare per l'essere umano, quindi proprio da chiedersi se l'umanità stessa nel suo essere uomo sarebbe intaccata proprio dalla non presenza del linguaggio. E infatti molti studi rilevano come il linguaggio sia una capacità umana, ma è un qualcosa che noi siamo in grado di attivare da piccoli nel linguaggio del bambino e quindi molti elementi, molti fattori concorrono alla realizzazione appunto del linguaggio e molte volte debbono essere coltivati da genitori, dagli educatori. Infatti il linguaggio è un qualcosa di molto delicato e se il bambino non riesce a emettere parole dopo i 5 anni e alcuni dicono anche dopo 7 anni, molte volte la capacità proprio di parlare rimane compromessa per sempre. Il linguaggio quindi è un cosmo sostanzialmente ed è questo il motivo per cui abbiamo utilizzato le immagini che forse qualche nostro amico di mappe ha riconosciuto del film di Malik, L'albero della vita del 2011. In qualche misura attraverso lo sguardo rivolto al cosmo percepiamo questa grandezza, ma anche attraverso l'ascolto dell'altro. Lo sguardo verso l'interlocutore, l'ascolto delle sue parole e il dialogo con lui stesso, apriamo a un mondo non meno complesso, non meno straordinario, e che è quello di dare significato al mondo attraverso il linguaggio. E nel film di Malik, con il quale poi adesso concludiamo questa puntata di mappe, ritroviamo questa capacità di mettere insieme alla complessità del mondo fisico la complessità di un linguaggio, quello musicale, perché il sottofondo musicale che accompagna le immagini è molto precedente, evidentemente, al film. Si tratta di Mozart, è il Lacrimosa, che è scritto e cantato in latino, quindi magari una lingua che non tutti conoscono, ma che percepiscono comunque nella tonalità del canto. E il significato a cui rimanda, siamo in una messa da requiem e si sta parlando del giudizio universale. Ecco, quindi mentre scorrono nell'ultimo minuto di nostra rubrica queste immagini e questa musica, pensiamo a questo rapporto che abbiamo cercato di stabilire oggi tra fisica e linguaggio, tra mondo fisico e mondo del linguaggio. Credo che il lavoro di Malik ci possa aiutare anche da questo punto di vista.
chi ha visto il film ricorderà che c'è una assonanza tra le vicende del mondo fisico e le vicende della famiglia che si alternano in questo montaggio a volte non chiarissimo nel film. Grazie per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi ricordiamo anche il nostro sito web. Il sito appunto è www.tsdtv.it/mappe e vi rinnoviamo appunto il nostro appuntamento, grazie per averci seguito. Grazie, alla prossima settimana.